Circa 48 ore fa ad Ancona si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della 10ª edizione di Tipicità in Blu, il festival che celebra il mare. Beh, l'intero capoluogo dorico ne è coinvolto, 4 sono le giornate ricche di eventi ed iniziative. Decima edizione di Tipicità in Blu, quinto anno invece per quanto riguarda Sailing Chef, questa meravigliosa regata dove appunto la vela si sposa con il fascino della natura e con la cucina. Esattamente, sì, è una regata tradizionale tra due boe, 4 giri, cioè fanno 4 volte lo stesso percorso e mentre fanno questo percorso si cucina a bordo con gli ingredienti che forniamo noi, che ci sono stati dati dalla Coldiretti e in questo caso dalla Coppa Alleanza Punto 3. Come sono andate queste giornate relative appunto alla 10ª edizione? Diciamo che insomma il tempo è stato quello che potete vedere e soprattutto tutto quello che è successo questa settimana ovviamente ha influenzato negativamente questa regata. La regata è andata molto bene, la giornata è stata, ripeto, un po' funestata da queste nuvole, però c'è stato vento, il mare è stato buono e quindi hanno potuto fare un percorso abbastanza rapido con nello stesso tempo una cucina molto buona. Tra le novità di questa 10ª edizione, la Lady Q. Saliamo! Lady Q, che in tedesco poi rappresenta la donna irriverente della festa, quella divertente, vuole essere un momento di doppia personalità, quindi di ritrovare se stessi attraverso un viaggio nella Baia del Conero, con il tempo giusto e con il comfort giusto, il comfort di un caico di ampiezza di 8 metri, 26 di lunghezza e quindi che permette anche un certo comfort a bordo, ma allo stesso tempo con quel guizzo di un momento di follia, di un po' di musica, un cocktail ispirato ad Ancona, un drink. E quindi la volontà è quella di regalare ai nostri ospiti e al territorio un'altra esperienza, no? Perché oggi il turismo è sempre più esperienziale. Però ancorata sui valori della storicità e sullo slow living che fa parte della nostra cultura dell'ospitalità. A bordo gli ospiti avranno la possibilità del loro lettino, la loro cuccetta durante il giorno dove rigenerarsi, ma allo stesso tempo di godere dell'eccellenza del prodotto marchigiano. Quindi a bordo i nostri chef serviranno lo spaghetto con i moscioli o il vincisgrasso reinterpretato di mare affiancato dal sardoncino, tutto però con una cura, un'attenzione che è quella che contraddistingue il dettaglio della De Beghina. L'importanza di Tipicità per la nostra regione Marche e per il nostro territorio. Siamo arrivati alla 10ª edizione, le Marche come sapete tutti abbiamo 170 km di costa, quindi tutto quello che è vicino al mare è importante. Cosa mette? Io ho la delega alla programmazione dei fondi europei, cosa mette a disposizione la regione Marche con i fondi europei? Mette a disposizione molte risorse per le imprese, ma anche per le imprese del settore del quale stiamo parlando qui, del quale abbiamo avuto un convegno ieri pomeriggio. Il settore della nautica è molto importante, nautica è tutto quello che gira intorno alla nautica. 10ª candelina, 10º compleanno, 10ª edizione, aumenta il livello anno dopo anno e aumenta anche appunto il successo. Sicuramente sì, abbiamo visto in questi 10 anni, nonostante in queste 10 edizioni, nonostante anche le vicissitudini che abbiamo vissuto, crescere notevolmente il livello, l'interesse diciamo in tutte le componenti di questa manifestazione, in tutte le componenti della Blue Economy. Queste giornate hanno rappresentato appunto un grosso successo su tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda le giornate professionali, ma anche diciamo il festival vero e proprio. C'è stata una pennellata di internazionalizzazione
sensazione perché abbiamo ospitato 5 chef provenienti da Spagna, Grecia, Albania, Scozia e addirittura Giappone, che si sono cimentati sullo stesso tema del riuso in cucina, e quindi diciamo un livello importante. Poi anche in particolare la Sally Chef, che ormai rappresenta una tradizione di questa manifestazione, ha visto crescere il livello degli chef che, ricordo, non sono professionisti cuochi di bordo, ma appunto sono cuochi di bordo che hanno presentato dei piatti veramente eccellenti, a detta della giuria ovviamente, quest'anno sul tema del baccalà. Il baccalà è da sempre un cibo che si consuma a bordo, e quindi quest'anno questo tema, forse più complicato, ma interpretato molto bene. Le Marche sono una regione davvero eccezionale, io amo molto, ora siamo qui ad Ancona e amo tantissimo, perché ho scoperto poco tempo fa le colline marchigiane, che trovo che siano uno degli spettacoli più affascinanti a livello panoramico italiano. Poi chiaramente le Marche in versione mare le conosco da sempre, il Conero è uno dei posti più incredibili che ci siano, e poi chiaramente le città d'arte. Credo che le Marche siano una regione davvero così speciale, così unica, con le sue tradizioni, con i suoi usi, con i costumi e con quella accoglienza, generosità, gioia di vita dei marchigiani che mi colpisce ogni volta. E soprattutto c'è sempre un posto a tavola pronto ad accogliere il viandante. Io che sono un viandante domenicale con Linea Verde o anche con paesi miei, devo dire che nelle Marche ogni volta mi sento a casa. E loro sono i componenti della barca Ringhio, primo vincitori, nonché vincitori di questa 10ª edizione. Beh, ci racconti il piatto e gli ingredienti e in quanto tempo lo avete cucinato? Allora, ingredienti, il piatto si chiama baccalà mediterraneo, ci ho messo un'ora e un quarto a farlo, questo piatto. Questo piatto compone le patate, carciofi, il baccalà, che è l'ingrediente principale di questa gara, cipolla, in più prezzemolo e erbe aromatiche. Prima l'ho fatta sulla barca, che infatti è difficile perché la barca si muoveva, infatti non è una cosa facile. In più è stata un'esperienza bella per me.